Ben ritrovati amici e amiche della libreria per il nostro consueto giretto tra i libri. Oggi vi parlo di horror statunitense per essere precisi, attraverso i racconti di alcuni autori che sono dei veri pilastri del genere. Ma cominciamo prima con il fare due passi in libreria. Eccoci, facciamo un breve giro nell'esposizione di narrativa. Per gli amanti della fantascienza che non sono passati in negozio questa settimana, c'è ancora un angolino dedicato a voi. E poi, come sempre, i nuovi arrivi per casa editrice. Mondadori, Feltrinelli, Einaudi. Solo per citarvi le case editrici più presenti questa settimana. Tanti bei Adelphi. Wanda e così via. Mentre da questa parte trovate la sezione dedicata a gialli e thriller. E così arriviamo al focus di oggi. Ho pensato di approfittare di questi nuovi arrivi per parlarvi di alcuni autori che io trovo appassionanti. Se vi piacciono le atmosfere terrificanti in cui si verificano eventi misteriosi, spettrali, surreali, queste sono le letture per voi. Non siamo più nel genere gotico, anche se indubbiamente alcuni elementi del gotico confluiscono nell'horror, ma se il gotico è medievaleggiante, diciamo, con ambientazioni in castelli tenebrosi, in monasteri oscuri, castelli diroccati anche, rovine. Pensate ad esempio al capostipite del genere che è il testo di Horace Walpole, Il castello di Otranto del 1764. Ecco, invece nell'horror, con Poe, con Lovecraft e con altri autori dell'horror psicologico, l'ambientazione diventa contemporanea, diciamo quotidiana. Ecco, questo è un passaggio importantissimo. Cominciamo da Poe, Edgar Allan Poe, scrittore americano ottocentesco. Di Poe ci sarebbe tantissimo da dire, è uno scrittore che influenzerà tantissimi scrittori, sia suoi contemporanei che negli anni a venire, scrittori di tutto il mondo. Poe è annoverato tra gli scrittori maledetti, come anche Lovecraft, d'altra parte. Sono scrittori che non saranno mai veramente capiti e apprezzati dal pubblico dell'epoca. La produzione di Poe più nota è quella relativa ai racconti del terrore. Quello che vi mostro oggi, invece, è una raccolta chiamata Racconti di Enigmi. E ve la mostro perché non tutti sanno che Poe in realtà è stato anche il fondatore di un genere che potremmo definire l'opposto del genere horror, e cioè il poliziesco. Il poliziesco è un genere illuminato e razionalista per eccellenza, in cui la capacità di far funzionare le cellule grigie, come direbbe un noto detective, è la chiave per svelare il mistero. E in questa raccolta trovate il primo racconto poliziesco, I delitti della Rue Morgue, che è anche il primo enigma della camera chiusa, che sarà svelato in questo caso dall'ispettore Dupin, che dipanerà l'intrico. I delitti della Rue Morgue è interessante anche perché tra le sue righe sembra emergere una paura che sarà ridondante nell'epoca. Siamo un po' in anticipo sui tempi, in realtà, perché siamo negli anni 40 dell'Ottocento, ma come tutti i cambiamenti è nell'aria. Non voglio farvi spoiler, per cui vi dirò soltanto questo. Tenete conto che fu pubblicato qualche anno prima della pubblicazione dell'Origine delle specie di Charles Darwin. Basta, mi fermo qui, però secondo me, personalmente, trovo che sia che fornisca una prospettiva interessante al racconto. Dall'altro lato del secolo dei lumi c'è l'Edgar Allan Poe dell'orrore psicologico. Ma cosa si intende con orrore psicologico? Abbiamo detto che nel gotico il disordine, il macabro, il mistero erano
prerogativa di un passato medievale, fatto di castelli, di antiche rovine, banditi fuori da quella che era la nuova frontiera cittadina, orgoglio e patria dell'illuminismo. Poe invece li riporta dentro le mura. E anzi, tra l'altro, come farà anche Stevenson, fa anche di più Poe, li riporta, diciamo, nel luogo in cui hanno originato, nella mente umana, la casa della ragione per eccellenza, ma anche dell'inconscio. L'orrore di Poe scaturisce dall'inconscio dei suoi personaggi e ha in sé molte delle caratteristiche che Freud poi associerà al perturbante, cioè a quell'inquietudine che nasce da qualcosa che ci è familiare, ma che al tempo stesso non riusciamo più a riconoscere perché ha perso il suo significato originario. Non mancherà poi il tema del doppio, il trauma che ritorna. Questo è il bello degli scrittori pionieri della letteratura dell'orrore, cioè che sono in verità degli anticipatori dell'inconscio che sarà poi dominio della psicanalisi. Poe gioca sul filo tra il razionale e l'ignoto. Se stessi narratori diventano inaffidabili, complici gli stati allucinati di coscienza che portano alla riemersione di paure ataviche. Viene così a mancare il distacco, con cui altri scrittori avevano affrontato queste tematiche nell'ambientazione gotica. Pensiamo al crollo della casa Usher, crollato anche qualcos'altro, in cui questo passaggio dal gotico all'horror è reso evidente nel testo. Pensiamo all'ambientazione, che è un maniero che ricorda i castelli del gotico d'Antan. Allo stesso tempo la casa non è più solo una casa, ma con Poe diventa la materializzazione della psiche del suo proprietario e ne subisce al tempo stesso il degrado mentale. Come l'inconscio, i testi di Poe sono stratificati e hanno molteplici interpretazioni. Pensiamo ad esempio al testo La mascherata della morte rossa, è sempre bellissimo ascoltare le diverse interpretazioni date dalle persone. Ma passiamo a un altro scrittore statunitense famosissimo. Siamo stavolta a fine 800 con Howard Phillips Lovecraft. Poe fu senza dubbio una delle sue influenze maggiori, come anche Arthur Machen, ad esempio, e Dan Sani. Le sue opere sono una commistione di elementi fantastici, elementi horror e anche elementi di fantascienza. Per sua stessa ammissione, pensate, molti dei racconti di Lovecraft prendono ispirazione da degli incubi, rendendo così il legame tra inconscio e racconto dell'orrore evidente. Se prendiamo ad esempio il racconto L'innominabile, che trovate in questa edizione, vi renderete conto che si ripropongono molti degli elementi che abbiamo già citato, quindi l'inaffidabilità del narratore, l'alterazione di coscienza, l'orrore dentro la casa e l'aspetto multiforme e perturbante dell'orrore primitivo. Perché perturbante? Perché sono tantissimi gli elementi, i simboli antichi, che sono stati poi cangianti nella nostra storia e che sono andati a confluire nel gotico, diciamo nel secolo dei lumi, e che adesso, quando ci si ripropongono, non sappiamo bene come prendere. E poi ci sono i maestri dimenticati. Ne trovate alcuni qui. In questa antologia davvero interessante, Lovecraft, i miei orrori preferiti, si parla di loro, si parla di William Hodgson, di Arthur Machen, di Algernon Blackwood, pensiamo a La casa sull'abisso, Il grande dio Pan, Il terrore di Arthur Machen, I salici di Algernon Blackwood, testi non conosciutissimi ed è per questo che ho voluto proporvi questa antologia, perché spesso risultano ignoti agli amanti di Edgar Allan Poe o di Lovecraft. Eppure sono stati importantissimi, hanno influenzato tantissimo il genere, hanno traghettato il gotico fino all'horror psicologico, il fantastico, l'irreale, il surreale, nei meandri della psiche umana. Consigliatissimo agli amanti del genere.